Blogosfera Style and Fashion è a Glam Room e siamo in compagnia di Alessandro Manfredi, responsabile distribuzione Joemme. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao Caterina, ciao a tutti. Alessandro, parliamo di Joemme. Voi avete realizzato una collezione molto particolare che si ispira a Firenze. Ci puoi raccontare un po' com'è nata l'idea di realizzare questa collezione? Certo, noi innanzitutto la ditta Joemme è nata, abbiamo un'esperienza ventennale come laboratorio di oreficeria, come laboratorio quindi di assistenza ai nostri clienti. Abbiamo creato questa collezione, pensato di metterci all'interno del mercato della gioielleria con questo nuovo progetto tramite la collaborazione del nostro designer Loretta Baiocchi. E abbiamo, tramite la sua collaborazione, abbiamo proprio pensato di realizzare qualcosa che fosse un po' di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa di immettere nel mercato nuove idee, nuovi oggetti, proprio perché in questo modo anche il pubblico possa trovare qualcosa di diverso nella gioielleria, nell'ambito del mercato della gioielleria. Questa collezione è una collezione che ricalca tutta la storia di Firenze, della famiglia di Lorenzo il Magnifico. Tutti i nostri oggetti hanno proprio uno studio di designer molto approfondito e molto, diciamo, creativo, perché la nostra collezione io la definisco sempre molto antica, attuale e molto anche a livello, diciamo, proiettata nel futuro, perché è proprio qualcosa di nuovo che è di nuovo e particolare. Appunto per questo mi sono preoccupato di, diciamo, proteggere il tutto anche a livello di camera di commercio, quindi tutti i nostri oggetti sono oggetti protetti, proprio perché vogliamo proprio dare importanza a questa, all'importanza alla novità. Quali sono i progetti futuri che avete come Joemme da qui al 2009? I nostri progetti futuri ce ne sono tanti. Io credo realizzabili e speriamo di poterli realizzare, ma innanzitutto adesso io sono stato negli Stati Uniti a proprio fare anche un'indagine di mercato, prendere dei contatti anche per poter provare ad entrare, poter entrare nel mercato estero, e avendo comunque una distribuzione non diciamo di massa, ma una distribuzione di nicchia, perché il nostro prodotto è in alcune gioiellerie, abbiamo gioiellerie soprattutto nel nord Italia, ma non solo gioiellerie, ma anche negozi di abbigliamento, di alta moda, e ci stiamo muovendo proprio il prossimo passo, perché siamo comunque una ditta a conduzione familiare, quindi siamo piccoli nel nostro, ma con idee grandi, diciamo, io lo definisco sempre così, cercare di muoverci a livello di pubblicità. A livello di pubblicità, e appunto per questo mi sto proprio preoccupando per come poter sviluppare, per come far conoscere il marchio Joemme a livello proprio di pubblicitario, e sperando che comporti anche un apprezzamento dal pubblico e dalla critica, anche perché diciamo che dalla critica c'è già stato un qualcosa di molto positivo, perché il nostro oggetto è stato esposto alla Mostra della Triennale di Milano, e abbiamo un nostro oggetto che è l'anello ombra, che è proprio sul il book del gioiello contemporaneo della Triennale, quindi diciamo che tante cose ci sono state positive, ma tante cose positive vogliamo fare. Grazie Alessandro. Prego, grazie a voi.